soprattutto per le donne. Questo è l'obiettivo. Attualmente abbiamo trovato uno studio che ha un'esperienza straordinaria, che lo studio Grimaldi, l'avvocato Cortini e l'avvocato Martinoli si occuperanno di trovare il metodo migliore per risarcire le vittime, e questo è l'obiettivo che si propone prima di tutto. Sui fatti si chiederà, come è giusto, ai magistrati. Ma sapeva qualcosa di quel treno che funzionava? Si chiederà ai magistrati. Ci aspettiamo due cose, l'udienza di convalida, e ci aspettiamo poi che vengano fatti due accertamenti tecnici ripetibili sulle cause dell'incidente, perché ancora voi sapete che almeno una delle questioni, il funzionamento dei treni mi sembra, salvo novità che non saprei prevedere, abbastanza chiaro, il determinismo del malfunzionamento. Quello che resta da capire adesso è come mai si è spezzata la fune. Perché ricordiamoci che il primo problema è che si spezza la fune, non che non c'è un altro problema, ma sicuramente tutto parte dal fatto che la fune di Traenza si spezza a un certo punto. Lui qualche sospetto ce l'ha? Cioè, non è un tecnico. Era giudicato un evento impossibile da chi lavorava. Guardi, io non posso fare valutazione, non ce l'ho avvocato, finché qualcuno non mi spiega perché, se era usuale o non era usuale, non credo che lo fosse. Il fatto che si spezzasse la fune di Traenza, non posso affermarlo, non posso negarlo, non lo so. Prima di venire da Nerini lei è stato dalla procuratrice, ha parlato con la dottoressa Bossi. Ma questi sono di nuovo fatti di cui non vi devo ripetere. E lui come sta? Bene, considerate le circostanze, nel senso che sta in piedi. E che in condizioni è, in una cella da solo? Non me l'ha detto, non abbiamo parlato. Grazie.